Anagor, altro discorso. Per esempio, Anagor, paradossalmente, che è molto speso, soprattutto nei primi lavori, perché già Lingua Imperi, secondo me, sta prendendo un'altra strada, venivano appunto paragonati agli epigoni della Raffaello. Però se loro, se a loro viene chiesto quali sono stati i loro padri fondatori, o comunque le loro esperienze anche formative fondanti, sono più nella direzione di Teatro Settimo. Paradossalmente, no? Che è un teatro di parola, o Laura Curino, che è stata per loro una grandissima maestra, con cui appunto hanno fatto anche dei laboratori organizzati da noi, Mirko Artuso, cioè figure che arrivano dall'esperienza di Teatro Settimo e che sono stati i loro maestri. Eppure il loro teatro, da questa esperienza, assolutamente non è debitore. Più complessa è l'esperienza di Silvia Costa, che in quel caso, come dire, il problema diciamo così, dell'esperienza derivativa è più forte perché in quel caso c'è un coinvolgimento diretto. Se sei per anni l'assistente di un regista enorme con una personalità fortissima come Romeo Castellucci, è difficile, no, riuscire in qualche modo a staccarsi da quella radice, no? E però anche lì, per esempio, il lavoro noi di affiancamento con Silvia è anche nei lavori che non sono magari completamente usciti, non perdere di vista un artista del territorio perché non è come Babilonia che in 448 diventa il caso dell'anno, no? Continuare un po' come l'esperienza di Codice Ivan, di progetti più fragili che hanno bisogno di essere protetti e anche banalmente che hanno bisogno di più tempo per crescere, cioè per trovare la propria dimensione. Io, per esempio, ho una stima enorme nei confronti di Silvia Costa, credo che lei sia veramente un grandissimo talento, che però ha ancora bisogno di tempo. Tu stai facendo? No, nel senso è un discorso veramente che sento come fondamentale da giovane artista, nel senso. Bisogna darglielo, però. Quello che si sente adesso quando hai una giovane compagnia, cioè questo momento critico. È un momento in cui senti che hai un'occasione e se ti sprechi quell'occasione sei Basta, sei fottuto, cioè andato. condannato per sempre. Cioè manca veramente l'opportunità, ecco come dici tu. Io vedo qualcosa in te, io scommetto su di te, ti do l'opportunità di sperimentare, di sbagliare anche a volte. E invece appunto per adesso, per i giovani artisti, dato che il momento è critico, è sempre ok, ti do quell'opportunità. La sbagli, mamma mia, ti etichetto, e poi per toglierti quell'etichetta, cioè questo è il discorso sano che dovrebbe essere sempre fatto, ma appunto bisognerebbe ci fossero persone lungimiranti che vedono oltre, vedono il progetto, vedono quello che c'è dietro anche magari uno sbaglio, che è un avvicinamento a qualcos'altro. Infatti da giovane artista dico sempre, la cosa che ti schiaccia di più adesso è questo, il fatto che non sei mai una scommessa, sei sempre un tentativo, ecco, questo sento. E quindi ecco, no, ammiro molto quello che hai detto adesso, Ma questo. tu, la tua sensazione appunto rispetto al territorio è di non avere contesti di ascolto, cioè luoghi No, dove no, 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 ci poterti. sono, ci sono, ci sono. Però vabbè, appunto, vabbè, anche voi comunque scegliete artisti Ma è chiaro che che. uno poi, beh, inevitabilmente devi fare delle scelte, cioè ogni curatore fa delle scelte, no? Per cui, Sì, che sì, sì, sì. includono e però a volte anche escludono. Cioè magari se tu parli con la Silvia Costa, dici, ah, che bravo Carlo, parli con un altro, dice che merdaccia. No, nel senso, perché ci sta, No, no, no? ma infatti, ma Nel è senso appunto non. che poi io per primo mi posso sbagliare, magari mi ricredo Sì, no, ma di infatti, no. artisti che magari ho un'opinione. Io per esempio sono molto aperto a cambiare opinione, no? Ci sono Sì, degli sì, sì, artisti sì, sì. che magari ho visto un lavoro, non mi sono piaciuti e poi invece ne vedo un altro e
Per esempio, faccio un nome, Vincenzo Schino, che per anni mi riempiva, mi inondava di video. Di video. No, invece io adesso però lo salvo. E poi ho avuto l'occasione di vedere Sonno, che per me è stato veramente un lavoro folgorante. Esatto. Che non ho visto, per cui glielo ecco. No, no, ma E infatti. per esempio, e lì, cioè, dopo anni che non ne volevo sapere, l'ho programmato, anzi, mi dispiace adesso di sapere che il suo lavoro ha dei problemi, ma è stato. Tu pensa che nella splendida, nello splendore della provincia, a fine anno, dall'anno scorso, il giornale di Vicenza, che è il giornale locale, che pur essendo un giornale locale, dà delle paginate di recensioni che non si vedono al mondo. Infatti, gli artisti quando vengono sono pazzi perché appunto foto, robe, cioè non si vede più da nessuna parte. E fanno, non solo fanno questa roba qua, che voglio dire, poi il critico di provincia chiaramente, insomma, ha i suoi strumenti per cui legge come può, come sa l'evento, ma fanno un memorabilia a fine anno dove ogni critico del giornale segnala i progetti, cioè gli spettacoli migliori, la top ten, Ma dai. che è una figata. E per esempio Opera, cioè Opera Sonno, è entrato l'anno scorso nella memorabilia di uno dei critici, tra l'altro uno di quelli, come dire, più tradizionali, no? Cioè che ha più difficoltà a leggere il linguaggio del contemporaneo, per dirti, no? Insieme all'Avaro di Cirillo, beh, voglio Sì, dire, sì, sì. che, no, No, per beh, dire invece. l'abbinata che lui Sì. aveva fatto, poi non so cos'altro c'era, ma forse. Per cui insomma uno si può anche ricredere su un artista, poi può essere che faccia un'altra roba che fa schifo e poi magari un'altra meglio, cioè, però soprattutto quando uno, ma anche i grandi maestri, cioè, adesso citavamo Romeo, cioè, non è che gli ultimi lavori di Romeo siano stati tutti al top, cioè, alcuni erano più centrati, altri meno, cioè, non è No, ma io che un parlavo artista. dell'esperienza territoriale, cioè. Sì, certo, ma perché un artista è quella roba lì, cioè non è una macchina, cioè sì, no, infatti, perché poi magari da un'esperienza negativa, cioè diventa il seme per un altro step che invece magari diventa un lavoro fantastico, Però dico appunto cioè. avere per le compagnie venete, intendo, avere voi che comunque appunto cioè, avete permesso un cantiere a questi ragazzi, appunto cioè, è una Vabbè, protezione certo. importantissima, cioè, secondo me è fondamentale per un artista, cioè, sapere che non sei solo, cioè, hai comunque qualcuno dietro che supervisiona il tuo lavoro, lo aiuta, lo sostiene, cioè, secondo me è qualcosa proprio di veramente. Ma e poi, cioè, cioè, parlandone così sembra normale proprio, invece Poi poi dopo. in realtà insomma, adesso non è tutto No, oro quello che beh. lui, nel senso che noi riusciamo, io dico sempre, la nostra funzione è una funzione di partenza, cioè i nostri strumenti, anche finanziari, e anche un po' il nostro ruolo, la nostra vocazione, è far partire degli artisti. E faccio sempre questi due esempi perché insomma sono, poi insomma potrei anche citare degli altri, ma Anagora e Babilonia sono, no, ormai non li puoi più considerare degli artisti emergenti, no? Cioè sono degli artisti che negli anni hanno dato anche prova, appunto, riconoscimenti, prova di continuità, sono stati programmati in Italia, all'estero, sempre insomma con un certo tipo di risultati. E per esempio c'è una grossa difficoltà dal punto di vista delle altre istituzioni, perché il nostro ruolo è lì adesso, venerdì prossimo, è stato convocato a Sant'Arcangelo, un incontro tra alcuni festival in cui appunto si parlerà del ruolo che i festival si sono in qualche modo assunti in sostituzione di altri soggetti, perché noi non siamo dei centri di produzione. Noi non siamo dei centri di produzione, cioè la nostra funzione, quando io dico tanto di cappello a Fies che si è in qualche modo attribuito una funzione che non ha, perché insomma ha scelto di diventare un centro di produzione riempiendo un buco che
è il fatto che i soggetti produttori, dai teatri stabili di innovazione, che uno usa quella parola lì, di innovazione, dovrebbe dirlo la parola stessa, no? Cioè, e invece, esatto, invece in realtà ci sono delle rendite di posizione, ci sono le famiglie dentro, dietro, che bisogna mantenere. Esatto, e poi sono diventati. Sì, esatto. E tutto quello che nasce dopo riproduce quel modello lì, no? La logica dello scambio e zic e zac, cioè quelle dinamiche lì che sono dello stabile pubblico, dello stabile privato, dello stabile di innovazione. E quindi anche noi, che voglio dire che noi non. Cioè, la vostra generazione, la generazione 00, si è retta sulle briciole, cioè non ha mai avuto una produzione seria. Cioè, quando io dico produco, ma io come tutti noi, no? Tutti i festival, produciamo, sì, produciamo che ti possa andare bene, si mettono insieme tre festival e fai, insomma, riesci a mettere su un minimo di produzione, però il contributo produttivo che dà il festival non, è poco, è un po' più alto di un cachet. E questo lo dico io, come lo dicono un po' tutti i nostri colleghi di festival, per cui c'è realmente un problema. Adesso c'è anche una grossa discussione in corso sulle residenze, cos'è la residenza, cosa non è la residenza. È stato fatto di recente questo convegno, no, anche a Prato durante Contemporanea, in cui erano presenti anche i rappresentanti del ministero, dove ci sono poi queste due, come dire, idee di residenza. La residenza come la facciamo noi, c'è cioè uno spazio libero dove gli artisti, a turno, per periodi limitati, abitano il luogo, e invece, l'esperienza tipo quella dei teatri abitati, no? Cioè in cui invece io do un teatro, uno spazio in gestione a un soggetto, che sono due robe completamente diverse, che hanno possibilità di sviluppo, sì, sicuramente entrambe, diritto di cittadinanza, ma che devono avere un nome, un cognome diverso, perché sennò si fa delle grandi confusioni. Noi, per esempio, ogni volta che sui tavoli regionali, parlando solo del Veneto, si affronta l'argomento, c'è sempre il TIB di Belluno, no? Che come dire, rivendica il suo legittimo diritto a una residenza artistica intesa nel senso dei teatri abitati, e ci si scontra sul termine alla fine, perché sono due robe talmente diverse che non si possono neanche mettere vicine. Però anche la capacità, e qui la fortuna di avere al ministero comunque delle persone vengono dall'esperienza etica, insomma, sanno di che stiamo parlando, come Nini Cutaia e la Donatella Ferrante, che sono, insomma, due persone di cui ho una stima assoluta e che stanno cercando di muovere qualcosa all'interno di un mammut come un ministero, che non è tanto diverso da tutti gli altri ministeri, dall'ente pubblico, perché la macchina amministrativa burocratica poi è difficile da smontare, no? E quindi anche trovare in qualche modo all'interno dei decreti ministeriali qualcosa che fotografi la realtà attuale e che dia. Allora, se i festival devono svolgere questa funzione, no? Se questa funzione non è soltanto di incubatore, cioè i neonati, cioè quelli che devono nascere, che devono partire, i primi scenari, i GDA, cioè quelli che fanno i primi passi, che poi anche lì c'è un grosso spostamento, perché non a caso quest'anno al premio scenario ci è arrivata Silvia Costa, io parlo di me, Silvia Costa o la stessa Marta Dalla Via, che non erano proprio di primo pelo, nel senso che Marta Dalla Via aveva già vinto il premio Cantor, ha già maturato una serie di esperienze, Vanity Fair, ha girato parecchio, per cui cioè non era, come dire, una neofita come per tanti anni. Lo scenario ospitava realmente esperienze. E questo è significativo di come in questo momento queste esperienze, come dire, medie, che hanno già in qualche modo iniziato un loro percorso, pur non affermandosi, vedono nello scenario comunque una possibilità. Cioè, qualche anno fa probabilmente Silvia Costa non avrebbe partecipato al premio scenario. Oggi invece un artista, dico lei, insomma, per prenderne una ad esempio, ma ce n'erano anche degli altri artisti che comunque avevano già avuto esperienze, maturato
Per cui anche rispetto all'evoluzione che queste strutture devono avere, o se la funzione va ai teatri stabili di innovazione, mi viene da dire con tutto l'affetto e l'amore che ho per i colleghi che ci stanno dentro, fatelo questo, cioè siate teatri stabili di innovazione, no? Perché la parola, cioè, il, ma infatti vedi che è un po' il rischio, che è un po' il rischio dei teatri abitati, cioè non dei teatri abitati in quanto i vostri teatri abitati, cioè del concetto, chiamiamolo teatri abitati per semplificarlo rispetto alle residenze, no? La differenza sostanziale è che in un caso c'è un pool curatorale, e per questo io adesso non so se voi siete tutti artisti, se volete fare tutti gli artisti nella vostra vita, ma se qualcuno de anche decidesse di fare solo il curatore, sarebbe cosa buona e giusta. Perché uno esce da una posizione, come dire, dentro, no? Cioè diventi un po' neutrale, ti metti in una posizione un po' neutrale. Allora, l'esperienza delle residenze, e parlo di Fies, parlo di Mondaino, parlo di noi, cioè esperienze di rette da soggetti che non hanno una vocazione, una dimensione artistica, perché nel nostro caso, al di là di Roberto, che è stato danzatore, né io né la Scapina abbiamo mai ballato, cantato o recitato, e manco ci tengo a farlo. Magari in vecchiaia l'andropausa potrebbe prendere il sopravvento, non è detto che a 80 anni faccia un mio spettacolo, potrei farlo. Ecco, ci sono anche precedenti illustri, per cui chi può dirlo? Però in realtà non è il mio obiettivo. Se tu sei un curatore, no? Che in qualche modo intercetta e cerca di leggere il territorio e di ospitare quello che emerge, che in qualche modo dal territorio viene fuori, sei in una posizione molto più, come dire, laica, cioè non sei condizionato da. Io, la mia esperienza professionale è partita, cioè dopo il mio famoso stage all'ERT, il mio primo lavoro è stato in Piccionaia, che è un teatro stabile di innovazione. Che è un teatro stabile di innovazione che nasce da una famiglia d'arte, perché appunto i Carrara è una famiglia di scavalcamontagne che insomma dalla fine 800 c'è una bellissima pubblicazione, per cui di madre in figlio sono stati messi su un palco praticamente da neonati, insomma, per cui sono nati e cresciuti sul palco con la sovrapposizione poi di vita pubblica, di vita privata. Adesso la famiglia Carrara, per esempio, lì la famiglia Carrara sono tutti in pensione, cioè hanno tutti raggiunto l'età pensionabile. La nuova generazione, cioè quelli che attualmente coprono le posizioni, sono una nuova famiglia, cioè nel senso che gli artisti che erano all'epoca gli attori delle compagnie dei fratelli Carrara, via i fratelli Carrara, sono diventati i nuovi registi, no, e però che sono lì, cioè. Giustamente, anche dico io, cioè, uno c'ha famiglia, cioè, deve anche fare un discorso, come dire, tranchant, non me la sento, perché è evidente che queste persone che per anni hanno in qualche modo retto le sorti di una struttura, che hanno un artigianato, un sapere, no? Soprattutto nel teatro ragazzi, io credo che insomma, i lavori che fanno la Piccionaia sono di altissimo livello, Ketty Grunke, Carlo Prodotto, sono bravissimi, però al di là di questo, no? Cioè, la difficoltà che trovano, per esempio, la parte curatoriale più giovane, no? Cioè sopraggiunta dopo di me, l'attuale responsabile della programmazione, che hanno uno sguardo invece sul piano della programmazione attento a quella generazione, è riuscire a fare lo switch, cioè a portarli all'interno della dimensione produttiva, perché tutti questi centri in qualche modo hanno un'attenzione. Diciamo così, chi più chi meno, però sull'aspetto dell'ospitalità, no? Cioè, quindi a accogliere queste esperienze nelle loro programmazioni. Il problema è proprio, il nodo è proprio quello della produzione, cioè il vero problema è quello della produzione. L'esperienza delle residenze, se il Ministero riuscirà in qualche modo a recepirla e a quindi renderla vitale, può essere una grande occasione, ma diventa una grande occasione. E quindi torno a invitarvi, se ci sono dei
degli operatori, cioè se ci sono dei curatori, che è una figura che in Italia, insomma, non è così a fuoco come dovrebbe e che invece è fondamentale in questo passaggio storico, perché il curatore che si astrae appunto da incancrenire la situazione, ma che in qualche modo lavora secondo una logica di giro, no? Di rotazione, per cui quest'anno il progetto ce l'ha l'artista X, bene, c'è il giovane Y, quindi insomma con una dinamica molto più fluida, molto più libera, può secondo me davvero fare la differenza rispetto appunto a situazioni in cui c'è una compagnia che è lì, che si incancrenisce e che il rischio è, e questo è un rischio che c'è anche per voi, che oggi siete giovani e domani non lo sarete più. E che poi quando domani non lo siete più, perché il punto è tutto lì, cioè io non me la sento di dire chi oggi occupa quelle posizioni, diciamo così, di rendita di posizione, che ha dato la vita, il sangue e che magari c'ha ancora delle idee, cioè non è che artisticamente siano morti, no? Perché non è che io dico fuori tutti, togliamo loro per mettere degli altri, perché anche questo non è giusto, cioè se uno per anni ha fatto un lavoro, ha portato avanti una poetica di un certo tipo, ripeto, diventerete vecchi pure voi, prima o poi, allora cioè, è anche largo ai giovani, ma non ammazziamo i vecchi, cioè bisogna trovare un equilibrio che da una parte dia la possibilità a chi come voi ha giustamente voglia di affermare la propria dimensione artistica, dall'altra però che salvaguardi chi insomma arriva a una certa età, ha un suo passato, una sua storia e è giusto che continui in qualche modo anche ad esprimere, dimmi. Ci piace Avevo sì, un'idea, poi anche diciamo l'idea da cui è partito questo laboratorio, questo spectacular, questa legata specificamente a questo luogo, la mancanza di altri spazi, il vagheggio di alcuni artisti, compresa me e altre persone qui in Puglia, dove appunto un sistema che sembra bellissimo, in realtà non ci accoglie propriamente, non ha dei dispositivi in grado di concepire il fatto di accoglierti sia produttivamente sia come spazio, eccetera, eccetera. Io nella mia ingenuità, anche nei discorsi qui con le persone che lavorano qui, Roberto e Martina, si è sempre detto, vabbè, ma cioè, all'interno di questi dispositivi che già ci sono, i festival che organizzano queste residenze, sì, diciamo i festival, le stagioni, così, dare spazio a dei progetti nuovi, darli, cioè come, diciamo, così come ne parli tu, io l'idea è partita sempre in modo, ma sembra semplice, non so, nella mia testa una cosa del genere, dare spazio, però c'è un festival enorme come appunto il vostro, e dare una sezione dove finalisti del premio scenario con quei 15 minuti, 20 minuti possano già accedere. Cioè, per esempio, nella mia idea, anche le residenze, dare lo spazio e tutto, è una cosa semplice. Però le volte in cui mi sono trovata a confrontarmi con il sistema, un attimo qui, mi è sempre stata posta, mi ha detto, è difficile, cioè come una cosa difficile. Cioè, dare sia lo spazio a livello come spettacolo che come residenza proprio. Cioè, non so se si capisce la mia. Si capisce? Si Io faccio capisce, veramente fai fatica, cioè fatica, lo ma dico si perché ho capisce, si un'esigenza, capisce. cioè Io credo che se a io. me dall'esterno come ne parlavi tu a livello, perché c'è un'idea di cura, secondo me se c'è un'idea di cura è un progetto che guarda largo sulle cose, cioè guarda largo ma anche guarda un attimo dall'alto, che okay, qui c'è l'opera, qui c'è questo e qui ci sono loro, no? Sì, che tra l'altro questo ci dà la possibilità di guardare anche a Eh loro, perché è sì, proprio la legge dei certo. vasi comunicanti, per cui cioè, avere tutte queste anime,
ci ha permesso anche di focalizzarci anche sui giovani e con cose più ambiziose e anche, ecco, per esempio un trend assolutamente che noi cerchiamo di evidenziare ogni piede sospinto è che il pubblico che cresce è proprio quello del contemporaneo. In questi cinque anni noi abbiamo un pubblico in crescita su quel segmento lì più che su tutti gli altri. Quindi vuol dire che c'è un'attenzione. Che a me sembra molto semplice come se si sono creati questi gruppi. Cioè mi sembra molto... Alla fine poi si è creato un brand davvero in Veneto. Certo. Dando spazio a questi quattro soggetti qui, che io appunto poi uso degli aggettivi ogni tanto, questi quattro scocchiati, cioè farli crescere, facendoli crescere. Ma io credo che, allora, intanto io credo che... Mi sembra così, io questa idea, non è così semplice. Non è niente semplice, in assoluto niente semplice. Io credo che un'esperienza come questa sia intanto... al di là insomma di quanti partecipano di più o di meno, è un'occasione, poi se uno la vuole cogliere o meno sono un po' problemi suoi. Quello che io dico sempre, per esempio, anche ai ragazzi in Veneto che in questo momento hanno come dire delle necessità altre, perché sono cresciuti, non possono più essere come dire i ragazzini emergenti tutta la vita. Per riuscire ad avere un'interlocuzione forte bisognerebbe cercare di mettere da parte il proprio particolarismo e mettersi insieme. Cioè, se faccio un esempio, no? In Puglia si fa una verifica, una chiamata alle armi di tutti i giovani che hanno questa necessità che tu, Isabella, manifesti, no? Cioè, perché se tu sei da sola vali uno, se invece questa chiamata alle armi è realmente partecipata, ok? E come interlocutore non sei più te isolatamente, ma sono 4, 5, 6, 7, 10, adesso insomma dico dei numeri a caso, realtà artistiche che esprimono questa necessità, che avvertono questa esigenza, che magari si presentano anche in maniera propositiva, con dei progetti, con delle proposte. No, scusa. Tu mi fai esempio di Babilonia. Made in Italy ha fatto una parte di dati che loro distributivamente erano già pronti. Io me lo ricordo il materiale che arrivava, la chiarezza in tutto quanto. Quando abbiamo fatto per origine lì a Roma, loro hanno vinto, cioè loro hanno presentato il lavoro con un'operazione anche di marketing fatta benissimo. Ricordo, io ho tutti i miei regali, io ho tutti, ma io ho una casa piena di gadget loro. C'ho un Pinocchio meraviglioso fatto in legno, c'ho una Biancaneve alta così, c'ho delle robe bellissime. Sì. Però, ma per questo, allora, ecco, guarda, hai proprio centrato, ecco, un altro dei miei... Esatto, studiare, bisogna studiare questo mestiere. Questo mestiere non è una roba che si improvvisa, che ci si inventa la mattina, dice non so che fare, faccio l'artista. Bisogna studiare. Per questo dico, la figura del curatore e dell'intermediario comunque è fondamentale. Dice Antonella giustamente adesso questo discorso dei Babilonia, diciamo così, inizialmente loro avevano una vocazione anche alla cura del dettaglio, che è stato un mio mantra che gliel'ho infilato nella testa perché visto come sapevano fare certe cose gli ho detto dovete puntare molto su quello, però loro sono arrivati adesso a un punto della loro storia in cui non ce la fanno più a fare quella roba lì e hanno bisogno di un intermediario. Per questo io torno a dire che figure professionali anche che affianchino le compagnie è qualcosa di molto importante, perché FIES gli ha messo una struttura intera a disposizione, no? Con delle competenze che si occupano di distribuzione, anche lì la forza, hai proprio toccato un tema che poi io sono un feticista dei materiali, per cui cioè sono mi riempio di quello, cioè un materiale bello per me fa la differenza, poi lo spettacolo fa schifo, chi se ne frega, io pur di averlo, no, ma per dire, cioè
FIE sono bravissimi, cioè quando tu arrivi lì e loro ti danno la loro bustina, cartina, robina, con la cura che hanno nel seguire i ragazzi, nel dargli anche le dritte, nello stimolare la loro dimensione artistica, perché se sei un artista, cioè un'idea anche sul modo in cui presenti le cose, ce la devi avere o sforzati di farla, no? Di averla. Per esempio, nei feedback che noi abbiamo sulla danza, abbiamo fatto degli incontri con i ragazzi, con il nostro ufficio stampa, in cui il tema era come si preparano le schede di presentazione di uno spettacolo, che è un incubo. Non so se la Papeo vi ha fatto una bella liscia e bussa, ma ti arrivano di quelle robe che tu alla quarta riga che leggi dici, vabbè, adesso, cioè, che ci devo fare io con questa cosa, no? Ma è questo, cioè, qualche dita su cosa, allora, focalizzare l'obiettivo, cioè quello che voi volete, il messaggio che volete comunicare, cosa mi volete dire, ok? Voi domandatevi questo. Dopodiché, una volta capito cosa mi volete dire, usate le parole più facili. Non è che se voi usate delle belle parole che fanno figo, che sono tanto difficili, che uno dice, cioè uno dice che però che fighi, questi sì che sanno parlare difficile. No, cioè più la cosa è semplice, immediata. Vabbè, allora, gli Anagor hanno, come dire, un livello intellettuale molto alto, però, attenzione, loro, come dire, dimensionano, cioè, nel senso, tu gli chiedi il progetto, loro ti mandano 80 pagine, che già la terza dice mi fa male la testa. Io infatti normalmente non li leggo, chiamo Simone, gli dico, scusa, mi spieghi in tue parole che cavolo mi hai scritto nel tuo progettone, ma c'è un rapporto per cui mi posso, ma su certi programmatori che sono più studiati di me, che non ho fatto studi artistici, per cui insomma non ho tutte quelle citazioni che fanno loro, non le capisco, per cui me le faccio spiegare, però per certi operatori, diciamo, più studiati gli funziona quella roba lì, ma loro sono bravissimi, se tu gli chiedi una scheda sintetica, cioè se tu gli chiedi solo, se tu gli chiedi, cioè, non gli hai neanche chiesto, che loro ti hanno già riempito della cosa che ti serve, cioè anche il fatto che loro si siano messi nella posizione dell'accoglienza, no? Che per anni abbiano anche sviluppato questo progetto in cui ospitavano prima al teatro sociale, insomma, o negli spazi di Castelfranco che gli davano a disposizione, adesso da quando hanno la conigliera, che anche lì avere uno spazio, insomma, da gestire, chiaramente per loro è stato importantissimo, perché poi c'è anche una piccola foresteria dove due o tre persone riescono ad ospitarle, per cui spesso, appunto, quando io non riesco, per esempio sull'ospitalità, li mando da loro, facciamo spesso delle cose in link, in collegamento, ma loro, come dire, essendosi messi anche dall'altra parte, cioè avendo loro acquisito le schede artistiche delle altre compagnie e essendo impazziti anche loro nel cercare di renderle leggibili, questo lavoro qui l'hanno già fatto dall'altra parte, per cui sono riusciti anche, però tornando appunto al discorso dei Babilonia, gli artisti tutto fare, loro da un certo punto di vista la loro forza in Made in Italy è stata sì la presentazione, ma anche il fatto che abbiano scelto un rapporto diretto, che però gli è pesato, perché poi a un certo punto cresci, fai un figlio, ne fai due e quindi in più devi, e secondo me in qualche modo non, cioè questo un po' sul risultato artistico dell'ultimo lavoro un po' pesato, cioè una certa fatica nel dover gestire troppe cose, no? Perché un artista dovrebbe riuscire a far quello, perché già quello è lo studio, la ricerca, l'approfondimento, perché io combatto fortemente, torno a dire questa roba, bisogna studiare, cioè io proprio su questa roba sono io in tutti gli incontri, quando appunto vado in università, che purtroppo mi capita di avere platee molto più numerosa di questa, ma in ascolto zero, cioè voi mi state ascoltando, loro, cioè c'hai 80 ragazzi iscritti magari, no, a facoltà come il DAMS o giù di lì, che gli chiedi, ma scusate, ma voi che ci fate qua, cioè, ma perché state qua, e non ti danno neanche una risposta, che è anche abbastanza imbarazzante.
Ma il studiare, cioè capire perché uno fa una cosa, se tu ti iscrivi al DAMS non puoi dire ma perché voglio fare l'attore, oppure va benissimo, ma allora vai in un'accademia, cioè non c'entra niente, o voglio fare il regista, ma allora fatti una scuola di regia, cioè non stai qua, se tu stai qua e studi, che ne so, economia, management dello spettacolo, cioè si presuppone che tu faccia il manager. O stagisti che ti arrivano e ti dicono: io vorrei fare lo stage con la direzione artistica. Sti cazzi, pure io, cioè, nel senso, cioè, anche però, no, cioè, prima ti sporchi le mani, fai le tue fotocopie, fai l'organizzazione, vai a mettere, togli e metti le sedie, cioè, banalmente, capisci, no? Cioè, come funziona il lavoro, come funziona la macchina, poi ci puoi anche arrivare a fare la direzione artistica, a fare tutto quel cavolo che vuoi, però devi A studiare e B focalizzare quello che vuoi fare. All'inizio ci può stare che fai tutto, cioè all'inizio, come dire, puoi provare più strade, no? Cioè puoi essere multitask, però arriva un punto, un momento in cui ti devi professionalizzare, e anche se voi volete fare uno scarto, dico voi in Puglia o i miei in Veneto, cioè se vogliono fare uno scarto, bisogna anche stimolare questo tipo di professionalità che mancano, perché il paradosso è che ci sono ormai tantissime università che sfornano studenti universitari a valanghe, completamente inutili, che restano lì o anche. Ti faccio degli esempi. Ci sono degli stagisti che sono passati dal festival, molto bravi, no? A cui io ho detto: prenditi in qualche modo il rischio, assumiti il rischio, come fa l'artista, no? Che non vede una lira, di dire: io per i prossimi 2 o 3 anni, a fondo perduto, investo nel collaborare con questo artista, ok? E ci lavoro. E cerco di sviluppare la mia funzione, che è una funzione di accompagnamento, ma anche, come dire, di messa in discussione, di critica. Mi viene un nome: negli anni di fondazione del Teatro Sotterraneo, il ruolo di Elena Lamberti, che poi, vabbè, per problemi loro si sono divise, ma un'operatrice che ti guarda e che ti dà il punto di vista anche dell'operatore, è stato molto importante per i ragazzi avere anche lei in quel momento. Ma tanto per farne un altro, no? Sì, ma esatto, ma o anche la Michela Signori e Marco Paolini, cioè, nel senso, e prima della Michela Signori, la Cristina Palumbo, se non ci fossero state quelle due figure lì, Marco Paolini stava ancora a raccontarsela tra sé e sé, forse era. No, quindi no, nel senso che no, ci vogliono, quelle figure sono fondamentali, cioè Marco Paolini se è riuscito con il Vajont a creare quell'evento è perché dietro c'era anche, chiaro che l'artista fa la differenza se l'artista c'è, ma se a fianco all'artista non ci sono anche queste figure, da soli non ce la fanno. E ripeto, i Babilonia, che avevano di per sé questa vocazione perché sono empatici, perché gli piaceva e stavano lì al telefono, ma cioè, non puoi stare al telefono e stare sul palco, o fai una roba o fai l'altra, se no il rischio è che sottrai tempo alla parte artistica e la parte artistica ne risente. Cioè, questo è inevitabile, per cui, cioè, cercare il più possibile di professionalizzarsi è fondamentale. Uno dei progetti europei, per esempio, su cui noi stiamo lavorando, che si chiama LAIM, ha proprio questa funzione qua, cioè sviluppare dei manager, ce l'avete a pagina 33, lavorare con dei manager. E che in questo caso specificatamente, quindi miratamente, che si occupino di danza contemporanea. Sono stati a Bassano, per esempio, quest'estate, e hanno ognuno sviluppato, in linea teorica, un progetto in tutte le sue, in tutti i suoi aspetti, quindi un budget, quindi un contenuto artistico, quindi che artisti coinvolgere, come. La parola d'ordine era cercare di fare un progetto, come dire, innovativo, nel senso, nelle modalità, nelle forme. E adesso, probabilmente sul 2014, uno di questi progetti noi lo tradurremo in un progetto vero e proprio, cioè, e glielo faremo fare al curatore,
Cioè, non è che glielo traduciamo, allora adesso me ne faccio carico io, no, cioè non solo la parte teorica l'hai sviluppata, ma adesso la traduci concretamente. Cioè, poi è chiaro che c'è un ufficio a disposizione, tutte le consulenti che servono, e questo mi sembra evidente, però questo è un esempio di fornire degli strumenti, no? Anche. Questo è uno dei progetti appunto che hanno avuto il finanziamento da Cultura. I ragazzi hanno partecipato. Esatto, ognuno di noi ha scelto alcuni curatori, per esempio noi nella danza c'è una ragazza che si chiama Giulia Galvan che ha iniziato facendo la traduttrice, cioè veniva quando avevamo delle presenze internazionali per tradurre. Dopodiché sempre di più l'abbiamo coinvolta sui progetti, ha seguito Cororom, quindi come dire dal punto di vista di analisi critica, di rapporto e relazione con gli artisti, è molto cresciuta. Per cui quando c'è stata la possibilità di questo progetto è stato naturale, no? Farglielo fare a lei che era quella più titolata. Però questo è un esempio, non so come dire, anche il fatto che la Regione Puglia vi abbia comunque finanziato questa esperienza, io lo vedo come già un buon risultato, cioè se esistono dei bandi, se soprattutto c'è questa sensazione, lo so, noi abbiamo questa sensazione qua, te lo dico Antonella, dal di fuori, che la Regione Puglia ha fatto delle grandi cose, ma soprattutto ha saputo utilizzare i fondi strutturali che noi per esempio facciamo una fatica enorme, che invece ad altre parti non si è riuscito. L'unico problema che si è creato è che in realtà l'accesso alle residenze, quindi ai teatri abitati, era possibile a compagnie che avevano comunque già una comunità professionale, di bilancio, di giornate lavorative, era un po' sulla falsa riga del Ministero. Cioè ben lontano da quello che può succedere. Ti faccio un esempio, la compagnia pugliese giovane che gira di più è FIBE Paralleli. Certo, assolutamente. FIBE non aveva i requisiti per partecipare. Stiamo parlando forse della compagnia pugliese che gira di più, molto di più anche di quelli che hanno vinto le residenze. Più che un progetto di residenza. Era un progetto di gestione. Quasi di gestione di un teatro. Che poi era vicina l'idea di vocazione. È un'altra cosa. E gestire il teatro. Certo, quindi anche. Io lo so perché ho due residenze, quindi a me la piace. Noi facciamo gestione dello spazio, anche la capacità del bilancio di quello che prendevamo come compagnia, solo il 20% poteva essere investito nell'attività produttiva, l'80% andava in programmazione e gestione, certo. Che poco magari interessava la compagnia che in quel momento bisogna fare un passo avanti nell'attività produttiva, non distanziarsi, di fermarsi. Tant'è che è stata definita una stabilità leggera. Esatto. Allora, che senso ha? Se abbiamo passato gli ultimi 10 anni a dire che la stabilità non più la stabilità, ora la faccio pure leggera. Poi figurati, voglio dire, l'intelligenza stava anche nella capacità di spostare i soldi da una parte all'altra e tentare di farsi un bello spettacolo. Però io non credo che abbia fatto benissimo da un punto di vista produttivo alle compagnie. Ma anche perché la qualità, non mi pare che sia nato niente di particolarmente. Si è ritrovato in compagnie come Fibre, che voglio dire, che è l'unica che. Non avevano i requisiti per accedere e ce l'avevano magari compagnie inesistenti sul territorio nazionale. Questo è stato il problema un po'. Poi quel progetto è stato bellissimo, hai dato la possibilità a 12 compagnie di gestire un teatro, di aprire il teatro al territorio, è stato più un lavoro sul territorio che sulla compagnia. Sì, non so se adesso ha creato un pubblico, però se a questo punto. No, ma infatti sono tutti i passi che servono. Però no, se invece da Fessia mi piaceva immaginare un percorso di residenza artistica. Questo, però se adesso, c'è questa necessità, cioè voglio dire, secondo me. Ce l'ha da sempre, in realtà. Il problema è che per utilizzare i fondi europei potevi farlo solo attraverso quella maniera, cioè la gestione del teatro, la cultura del territorio. Cioè non erano fondi utilizzabili sulla vita produttiva di una compagnia. Quindi non è che Carnero Grasso e TDP non avessero contezza di quelle che erano le esigenze delle compagnie, ma la strada era quella, cioè il fondo europeo poteva essere utilizzato. Ma non tutti i fondi europei, In quella maniera. Comunque è stato un aiuto enorme per le compagnie, sono entrati dei soldi, sono garantiti anni di vita in più, anche diciamo, una
serenità anche economica e ti permette di pensare meglio a un progetto artistico. Rimane che comunque chiamato a fare cose diverse da quelle, diciamo, che ti aspettavi di fare. Ah. Però, cioè, lì dipende, perché per esempio, allora, no, premessa, noi in Veneto siamo messi molto peggio, nel senso che per anni abbiamo fatto fatica e adesso finalmente, dopo anni di lotte, siamo riusciti a far capire che il concetto di fondo strutturale, perché l'interpretazione era letteraria, cioè strutturale, mura, no? Cioè, invece in realtà non è così, cioè anche un'attività culturale crea un tipo di mura, non fisiche, che non si vedono, ma che comunque decadono, ricadono. Ecco, esatto. Per esempio, noi abbiamo. No, 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 prego, prego, scusa. No, no, vai, vai, vai. No, era siccome vi ho portato due documenti che poi vi ho lasciato in PDF, per cui se volete, che sono uno, la ricerca che abbiamo affidato alla Fitzcarraldo sull'impatto economico, non solo economico, ma anche socioculturale che il festival produce sul territorio, che in questi momenti, in qualche modo, questi discorsi, diciamo così, di natura artistica è importante farli, le necessità da parte delle compagnie giovani che debbano essere messi in ascolto sono fondamentali, però dobbiamo anche dotarci di strumenti, perché in un momento in cui in qualche modo si guardano le economie, poter affermare, e questo è possibile, che la cultura crea economia, cioè che la ricaduta culturale di un evento crea economia, intanto perché il pubblico che viene a vedere uno spettacolo banalmente si ferma, mangia una pizza, mangia. Intanto perché gli artisti dormono, mangiano, bevono, fischiano anche loro, ma soprattutto c'è una crescita culturale di un territorio. In Veneto, dove sinceramente, insomma, veniamo da anni di una cultura, come dire, conservativa, no? Cioè l'esperienza della Lega ha creato un certo atteggiamento, anche, come dire, ha contribuito a dare un'immagine del Veneto che non è, perché io che ci vivo da non Veneto, tra l'altro, devo dire che negli anni in cui ho vissuto, insomma, l'apogeo dell'esperienza leghista, vi parlo sul piano amministrativo locale, cioè dei comuni gestiti dalla Lega, devo dire che sono stati i comuni con cui io personalmente ho lavorato meglio, perché in assoluto erano quelli più in ascolto realmente alle necessità del territorio, però questo ha creato altri problemi, no? Per cui in qualche modo portare esperienze artistiche che ti aprono la mente, che ti costringono a leggere un evento in maniera non convenzionale, non tradizionale, contribuisce sicuramente a far crescere una comunità. Ecco, lo studio che noi abbiamo fatto attraverso la Fitzcarraldo e che vi lascio, per cui se volete potete poi, insomma, tranquillamente fotocopiarvi o stampare, dimostra che l'incidenza, allora vi do un po' di dati rispetto al festival complessivo, perché lo studio è stato fatto ovviamente su tutto il festival, non esclusivamente su B-Motion. Allora, complessivamente il festival fa 347 spettacoli in due mesi. Quanti? 347 spettacoli in due mesi. Di cui 361 sono recite, cioè spettacoli anche replicati, per un totale di 115.600 presenze, soltanto per l'estate, tolta la lirica. La cosa interessantissima è il rapporto di fedeltà. Il 40% della gente che è stata intervistata, insomma, che, per raccogliere questi dati, frequenta il festival da 7 anni, almeno da 7 anni, il che vuol dire che, insomma, c'è chi viene ci torna, no? Questi sono tutti che sembrano dei dati così, e invece sono fondamentali, cioè dire queste robe, riuscire ad affermarle e avere gli strumenti anche tecnici, no? Cioè, che poi, per carità, il lavoro che fa la Fitzcarraldo è un lavoro enorme, ma anche senza, se uno non ha le economie per coinvolgerle, anche attraverso degli strumenti sensati di questionari che ti permettano appunto di intercettare la tua utenza, di capire chi
chi sono, perché vengono, quali sono le loro caratteristiche, è fondamentale. Per cui, e anche qui torniamo al punto di partenza, professionalità. Cioè, oggi come oggi, armiamoci e partiamo, non funziona più. Cioè, decidere cosa volete essere e cercare il più possibile di trasformare qualunque cosa facciate, anche in uno spazio meraviglioso come questo, in qualche cosa di altamente professionale. Perché tutti gli interlocutori dove voi andrete, nel momento in cui vi presentate, non soltanto dal punto di vista, diciamo così, estetico, no? Formale, ma anche sostanziale, con dei contenuti che vanno al di là del siamo degli artisti giovani bravi e ci piace. Vabbè, ho capito, sai quanti artisti giovani e bravi che ci piace ci sono. Quindi dimostrare con dei dati anche quello che riuscite a fare sul territorio, quante persone riuscite a coinvolgere, che tipo di lavoro fate, è fondamentale. Un dato per esempio fondamentale in un comune come Bassano del Grappa, che ha 45.000 abitanti, che il 65% dei residenti, se tu gli parli di opere estate, sa di cosa stai parlando. E questo, cioè, vuol dire che siamo riusciti in qualche modo a ottenere il nostro risultato. Ma il dato che gli piace tanto agli amministratori, vi dico, questo documento a noi l'anno scorso ci ha salvato la vita. Noi rischiavamo la fine di un progetto che dura da 33 anni, aver avuto questo studio della Fitzcarraldo ci ha permesso di sopravvivere, perché il nostro assessore in giunta, in consiglio comunale, ha presentato questi dati. L'impatto economico diretto generato da opere estate è di 1.930.000 euro, cioè, che parliamo di economie, cioè non parliamo, di cui 1.267.000 euro derivanti dalla spesa dei partecipanti, quindi dal pubblico che viene direttamente, e 662.000 dall'organizzazione, quindi il personale, gli artisti, gli operatori che vengono accolti. Quindi questo io ve lo lascio. Ci sono due versioni, tra l'altro ve lo lascio, non questo fisico, vi lascio nel PDF. Avete due versioni, una versione estesa dove lo studio è, come dire, strutturato in maniera più allargata, e una versione invece più concentrata, di meno pagine, dove ci sono appunto i dati emergenti. Però, ripeto, anche avere questi strumenti sono cose fondamentali. Poi, tornando appunto ai progetti europei, no, per dire come in alcuni casi noi siamo riusciti, attraverso questo progetto che si chiama Eco Cult Reader, ad utilizzare i fondi appunto dell'asse quinto della transnazionalità e interregionalità, che è un po' tipo quei fondi, adesso non so se esattamente era l'asse quinto o quale, a cui hanno avuto accesso, ecco. Però in questo caso noi che cosa abbiamo fatto? Il progetto appunto si chiama Eco Cult Leader. Noi semplicemente abbiamo dichiarato quello che facevamo, cioè non è che abbiamo, come dire, ideato un progetto ex novo, abbiamo semplicemente affermato e dimostrato che attraverso questo nostro progetto noi facevamo nascere dei leader culturali, artisti, operatori, scrittori, che in qualche modo, attraverso le esperienze maturate con i progetti europei, diventavano dei portatori sani di buone pratiche che disseminavano sul territorio, affermando semplicemente questo. Chiaramente, adesso io lo dico, ve lo lascio che ve lo studiate, che vedete come un progetto si prepara e viene finanziato. Adesso io non la faccio facile, perché facile non è, però se uno riesce a trovare l'interlocutore giusto, perché lì appunto si tratta anche di trovare in regione l'interlocutore giusto che ti può indicare. Ci sono tanti, per esempio noi abbiamo scoperto, quando abbiamo avuto accesso a questi fondi, che sull'asse quinto c'erano milioni di euro, non pochi, non utilizzati. Cioè, perché i fondi che arrivano dall'Europa, se non vengono utilizzati entro una data X, vanno al macero, cioè restano assolutamente inutilizzati, ed è un peccato di Dio, direi, di questi tempi. Adesso, come dire, le regioni si sono un po' fatte furbe anche loro, ecco. Però voglio dire, riuscire ad arrivare ad accedere ai fondi giusti non è una roba così complicata, non è neanche una roba così facile, ma
avere degli interlocutori con cui confrontarvi, a cui in maniera chiara precisare quali sono le vostre esigenze. Cioè, se voi uscite da questo primo step, da questo momento di laboratorio dal basso, affermando in questo momento noi sentiamo la necessità di questo, ok? E in tutti i tavoli istituzionali, non solo Isabella Mongelli da sola, ma più riuscite, questo, per questo dico l'Unione fa la forza, cioè cercare il più possibile di intercettare anche nel territorio chi come voi avverte questa necessità, più siete, più diventate una forza, una voce che può essere messa in ascolto. Poi se avete anche un interlocutore come il Festival di Andria, che anche come festival avverte questa necessità, è una sponda importantissima che può aiutarvi tantissimo. Io vi dico, noi in tutto questo, al momento, come festival sull'esperienza delle residenze, non abbiamo dei finanziamenti dedicati. Cioè, vi dico, la Regione del Veneto sul CSC, quindi su tutta l'attività extra festival, ci dà la bellezza di 5.000 euro. Una bellezza, no, per dire, poi per carità, compensa con... Cioè, anche questo spazio, come lo volete far vivere, cioè, rispetto alla dimensione teatrale, perché questo da quanto capisco è uno spazio multifunzionale che già fa diverse attività, però rispetto al teatro, no, perché voi quello siete, cosa vi interessa fare in questo spazio, per esempio in questo, ma anche in altri spazi? Appunto, avete una sponda, secondo me, importante come può essere quella del Festival di Andria, che insomma è un festival che si sta affermato a livello nazionale tra le realtà più interessanti, che in questi anni insomma ha ospitato e sostenuto molti di questi artisti. Ne siamo un po' più, cioè, ne siamo un po' meno fortunati di voi a livello, diciamo, di spazi, di artisti. Perché poi la generazione dei teatranti pugliesi su 40 anni, quindi chiamare giovani è un po' di... E io partivo un po' di là, no? Poi ci sono delle compagnie più giovani, quindi Fibra, anche vi dico qualche mazzino, comunque noi seguiamo. Il problema è che poi magari ti manca proprio la compagnia che tu dici, io su questi qua voglio lavorare. Però sai, anche un, cioè, voglio dire, uno fa un investimento iniziale su... No, investimento ci credo, su... Cioè, alla fine abbiamo, cioè, c'è gente che comunque è partita dal festival, cioè gli anni di Cioffo, certo, appunto, festa, assolutamente. Quindi, però io... Vale veramente anche un interlocutore. Ah, ma questo sono d'accordo, però... Secondo me ci sono due, io almeno io la vedo così, ci sono due livelli paralleli, no? Quello che io chiamo l'incubatore, cioè e lì nell'incubatore ci può essere anche un fallimento, anzi io in questi anni tante compagnie, adesso per correttezza non faccio dei nomi, che però abbiamo provato ad affiancare, poi abbiamo visto che non... Allora questo tipo di esperienze non necessariamente vanno al festival, non finiscono nel festival, restano... La produzione di produzione artistica o di teatro ragazzi, sempre legata alla parola, alla narrazione, cioè pensiamo un po' a quello che c'è stato prodotto negli ultimi 10 anni, che magari con un festival di teatro contemporaneo non c'entra tantissimo, e anche con la vocazione di un territorio, cioè noi non abbiamo avuto un cambiamento di identità, in realtà negli ultimi anni è semplicemente emerso quello che già c'era da anni. Certo. Cioè non ci sono fibre di compagnie giovani, ora quando si parla di Puglia non ci sono compagnie giovani, no? Ci sono le compagnie che adesso sono emerse ma che hanno 40 anni, 40, 42 anche, però hanno una vocazione territoriale di produzione artistica che sempre a me interessa poco perché faccio teatro contemporaneo. Certo. O di danza con una sola compagnia di danza. Il resto è molto legato all'idea di produzione artistica di un territorio che si racconta in una determinata maniera, un teatro di parola che magari oggi non assomiglia un po' a quelle che sono anche la vocazione del festival. Non so se mi spiego, nel senso che anche noi, esempio, il nostro teatro stadio, il Kismet, al Kismet va riconosciuto che negli anni ha sempre coltivato le giovani compagnie ma che assomigliano almeno un po' alle loro vocazione. Torna a dirci a me il teatro minimo, una cosa del genere, che comunque fa teatro di narrazione, non mi interessa. Bravi, tutti bravi, bravissimi, magari non mi interessa perché faccio altro. Voi avete avuto la fortuna di trovare un'identità, una condivisione di identità tra il vostro festival e anche il tipo di posizione.
costruzioni che vengono fatte, gli acquisti che avete. Non è poco, cioè non è che per forza sempre qualcosa si deve somigliare. Sì, però sì, è vero che sono molto diversi, cioè la Manta, i Fratelli dalla Via non c'entrano niente con gli Anagor o con i Babilonia o con la Silvia Costa, i Fagalazzi Tuffellato, il Versante Danza, Marco D'Agostini, Francesca Foscarini, Silvia Gribaudi, sono molte... Sì, beh no, la Silvia Gribaudi e la Chiara Frigo non sono tanto under 35, però sì, però anche lì, per esempio, sia Marco D'Agostini e la Giorgia Nardini, che sono i due più giovani, in realtà per esempio sul versante danza, loro li abbiamo tanto stimolati, cioè Viola non era un capolavoro il lavoro con cui ha vinto il GDA Marco, l'evoluzione che lui ha avuto, la maturazione anche che ha avuto in questi anni, anche grazie ai progetti europei, grazie alle occasioni che abbiamo cercato di costruire intorno, l'hanno fatto crescere. Cioè, è vero che devi avere degli artisti che hanno un talento, però anche come dire, degli artisti più fragili, ma che semplicemente hanno l'interesse di indagare il linguaggio un po' più di confine, no? È necessario anche poi un po' stimolarli, perché sì, sennò... Cioè, una parola che non hai usato è commissionare un lavoro, però hai raccontato delle esperienze di commissionamento di lavoro. Ma più metterli un po' alla prova, cioè dargli un po' dei compitini, cioè quando non sono ancora pronti gli do un compito... magari è una parola che sembra sì, no, ma sì, no, no, beh. No, la commissione, certo. È qualcosa che invece stimola, esatto, più verso l'alto. Esatto. Questo appunto stimolare in qualche modo anche in una direzione che non necessariamente avrebbero preso gli artisti, certo, di loro, certo, no? Indagando nel loro immaginario, eccetera, però ha consentito assolutamente, no, certo, in relazione al territorio con questi artisti, certo, con degli esperimenti che potevano essere completamente dei fallimenti, no? La patata, chiaro. Sì, poteva essere un disastro, assurda. E invece sì. È stato poi il modo per farli. Devo accompagnarla a fare. Ci sentiamo. No, ci scambiamo i numeri, Antonella, sì, perché io non ho il tuo. Esatto. No, che non mi aspettavo che durasse così tanto, perché non avevo letto. Noi abbiamo finito, giusto? Mi state cacciando? No, non ci stiamo cacciando. No, ma va bene. Per andare all'aeroporto e quindi premeva... Aspetta. Sì, allora, esatto. Allora, praticamente il festival è un ufficio del comune, per cui noi siamo a tutti gli effetti nel bilancio comunale. Cioè non abbiamo, per esempio, io sono direttore artistico di un teatro che è un'istituzione, per cui l'istituzione, che non è un soggetto giuridico autonomo, significa che dal bilancio comunale c'è una fetta che viene, che si chiama istituzione, quindi va lì, ok? E poi l'istituzione se la gestisce, entrate e uscite. Noi invece siamo nel complesso del bilancio comunale, insieme all'ufficio tecnico, insieme agli uffici cimiteriali, all'anagrafe. Sì, c'è una voce che si chiama, praticamente è come se di fatto il comune di Bassano ha un ufficio spettacolo, non è diviso tra cultura e spettacolo, c'è un ufficio cultura che è legato al museo civico e poi c'è l'ufficio spettacolo che fa, per esempio adesso mi aspettano domani meravigliosi, venerdì faccio questa la conferenza stampa con i meravigliosi concerti di Natale, perché anche un comune giustamente che si rispetti con i cori alpini, ecco, quindi facciamo anche
quella roba lì, per cui c'è un capitolo di spesa che si chiama opere state, sia in spesa che in entrata, dove appunto ci sono le entrate, vengono dichiarate le entrate del Ministero, della Comunità Europea. La Comunità Europea normalmente, per esempio rispetto al bilancio comunale, ha un capitolo in entrata e un capitolo in uscita, perché normalmente i soldi che entrano dalla Comunità Europea devono uscire per il progetto della Comunità Europea, non è che possono uscire. Infatti è un po' un falso mito, ecco, questa è una roba da dire, che i progetti europei finanziano un'attività, cioè, o meglio, finanziano un festival, non possono finanziare un festival, i progetti europei finanziano quel progetto lì, non è che con i progetti europei io faccio uno spettacolo. L'unica cosa, cioè la ricaduta che il progetto europeo può avere sullo spettacolo è se, per esempio, il progetto europeo ha una dimensione produttiva o diretta o indiretta o indotta, per esempio Cororom, che era un lavoro di studio non necessariamente finalizzato alla produzione. I danzatori che si ritrovavano non per forza dovevano alla fine del percorso produrre uno spettacolo, non era richiesto. Infatti molti progetti di Cororom sono rimasti lì, hanno fatto parte di un percorso di ricerca dell'artista e basta. Molti invece sono diventati spettacoli, allora in quel caso sì che in qualche modo il progetto europeo ha una ricaduta anche produttiva, perché attraverso il progetto europeo si può realizzare una produzione. Però per esempio il progetto LAIM, o c'è un altro progetto che si chiama Act Your Age, che è un progetto molto bello sull'invecchiamento attivo, in cui abbiamo coinvolto anziani, ecco, usiamo una brutta parola, l'invecchiamento attivo fa più figo, proprio perché non mi ricordo se il 2012 o il 2011 era l'anno dell'anziano, insomma, appunto dell'invecchiamento, perché oggi come oggi gli anziani, o dai 60 in su, che poi insomma uno a 60 anni non è anziano, hanno una vita sociale, culturale e anche a volte per questo io dicevo a 80 anni potrei fare l'artista, una rinascita artistica molto interessante. Per esempio adesso abbiamo in corso, abbinato a questo ActioReggio, un progetto con il Parkinson che stiamo sviluppando con l'ospedale di Bassano del Grappa, che non è danza terapia, non è una roba, diciamo, di questo tipo, ma è sollecitare nel paziente, attraverso appunto la danza contemporanea, la possibilità di percezione del proprio corpo e quindi anche di sviluppare una dimensione artistica nel modo di stare su un palco, di fare un'azione scenica, che abbiamo iniziato appunto in queste settimane, abbiamo questi esperti che arrivano dall'Olanda, e l'obiettivo è formare dei coreografi con questa vocazione che possano in qualche modo replicare il modello e la sezione appunto dell'ospedale di Bassano, gli degenti dell'ospedale affetti da questa malattia, che hanno iniziato a parteciparvi, hanno già registrato dei risultati. E il concetto interessante di questa pratica è che l'invito non è rivolto soltanto ai pazienti, ma anche ai medici e al personale ausiliario. Questo mette in una dimensione anche di azzeramento, no, dei ruoli, in cui, per dire, vedere il primario che a fatica fa un movimento che magari il malato riesce a fare meglio, aiuta moltissimo anche nella relazione tra di loro. Questo non so come ci sono arrivato, sulla tua domanda sull'aspetto finanziario e sulla gestione. Comunque ha un finanziamento, sì, ha un finanziamento ministeriali e regionali, la regione ha un finanziamento, diciamo, sul festival complessivo, poi ha un piccolo finanziamento appunto sul CSC e poi ha un finanziamento sul progetto della lirica, che si chiama LIVE, Lirica Veneto, che mette insieme, oltre a Bassano, tutti i teatri di tradizione del Veneto, che sono Padova, Treviso e Rovigo. E quindi ha tre, diciamo così, fonti di finanziamento, ma per esempio negli ultimi anni il finanziamento da parte della regione è stato dimezzato di netto rispetto al complessivo del festival. Per il trentennale eravamo arrivati a 250.000 euro che si sono ridotti a 125, cioè proprio dimezzati di netto.
questo insomma per dare un po' una misura. E l'anno scorso è stato molto complicato riuscire a chiudere il festival con un po' di finanza creativa, e grazie a questi strumenti, perché come vi dicevo, dotarvi di strumenti adesso, insomma, se avete modo, voglia, Isabella, il PDF, di confrontarvi con questi strumenti, sia appunto su un progetto che ha avuto un finanziamento con i fondi regionali che arrivano dall'Europa e che possono essere utili, anche perché la Regione Puglia lo sta già facendo, e sia la ricerca importantissima che ha fatto la Fitzcarraldo, che era tra l'altro la prima sull'impatto non soltanto economico ma anche socioculturale, che è uno strumento, insomma, di studio e di indagine molto interessante, perché ripeto, avere questi strumenti vi aiuterà sicuramente qualunque cosa vogliate fare. Io con questo vi saluto, vi ringrazio e vi do un in bocca al lupo per tutte le vostre cose. Grazie, grazie a voi.